Ciao ragazze, apriamo il calendario dell'avvento alla postazione numero 24. Oggi aprirò sia la 24 che la 25, poi vedrete il video uno di seguito all'altro, farò due video separati. Ho deciso di aprire in anticipo e programmare su YouTube perché ho dei forti problemi, grossi problemi con il PC che fa un po' i suoi numeri. E sul mio portatile non ho tutti i programmi per fare l'editing e tutto quanto, quindi prima che schiatti definitivamente ho deciso di programmare, di registrare più video possibili, programmarli in modo di essere coperta il più possibile per non lasciare il canale scoperto. Quindi mi vedrete vestita in questi giorni, vestita e truccata allo stesso modo. Approfitto per dirvi, se vi interessa il trucco che ho in questo momento, ve lo faccio vedere. Scusate, prendo il telefono e mi metto più vicino alla luce, così si vede di più. Il rossetto che indosso è quello di, dopo ve lo faccio vedere, il rossetto è questo e il trucco occhi è questo. Vedete, io come ombretto, ci vado sempre molto molto piano, perché non credo di avere degli occhi che stanno particolarmente bene molto truccati, perlomeno con gli ombretti. Qui ho fatto un po' di sfumatura, adesso vi spiego. Poi dopo vi faccio vedere la posizione numero 24. Allora, come rossetto ho utilizzato questo della Deborah Velvet Matte Lipstick Fluid Velvet Matte Lipstick, rossetto liquido effetto matte, lunga tenuta, long lasting, non trasferibile naturalmente. Io uso praticamente ultimamente solo quelli, perlomeno quando mi trucco e ho Angelica vicino, perché lei mi bacia di continuo, gli sporcherei i vestiti, faccia con quelli normali. Scusate, ma la tosse persiste, è quella dei giorni scorsi. E la colorazione è l'8 matte. Quindi se vi interessa un video sulle tinte labbra, anche perché ne stanno bene, prenderò altre prossimamente, tra cui quella di Bella Oggi, quella di Forever. Non mi ricordo tutte quelle che comunque ho un elenco di tinte labbra da provare, quindi se vi interessa una classifica di queste tre, intanto ve le potrei recensire e poi per le prossime che arrivano magari possiamo fare un test su strada insieme per valutarle. Fatemelo sapere qua sotto se vi interessa nei commenti. Non vi ho detto ragazze con che palette mi sono truccata gli occhi. Mi sono truccata con la Revolution Pretty Strong, quella che c'era in regalo su Pinpanda, acquistando con un minimo di spesa di 25 euro. C'era in regalo la Mystery Bag e all'interno c'era questa bellissima palettina. Ci ho messo un dito dentro. Io per utilizzare questo make up ho utilizzato questo sotto l'arcata sopraccigliare che si chiama Powerful, poi prominent sulla palpebra mobile e un po' nella piega dell'occhio, poi nella piega dell'occhio l'ho intensificato con Tenacious, questo qui. Apriamo la postazione numero 24. Allora, 24 sempre in forma di rossettino, quindi spero che ci sia un rossetto perché assolutamente di illuminanti non ne posso più. E sì, infatti il rossetto, questo sembra un colore particolare. Vediamo. Allora, sempre della linea Amazing Lips, Summer si chiama. Oh, questo è scuro, questo è tanto scuro. Sembra un vinaccia, un ciclamino, una via di mezzo tra un ciclamino e un borgogna. Molto bello, a me piace, a vederlo mi piace molto, indossato non lo so. Anche perché questi sono lucidi e quindi, cioè lucidi, non sono matte, ecco diciamo, e quindi non lo so. Anche questo, ragazzi, mi dispiace, non ve lo sloccio perché non so, probabilmente andrà a finire da qualche parte. E niente, ragazze, fatemi sapere allora qua sotto nei commenti che cosa avete trovato voi nella postazione della vigilia del 24 di dicembre. E vi mando un bacio, ci vediamo domani per gli auguri di Natale, anche se io sapete sto aprendo in anticipo il calendario per il problema che vi dicevo con il PC, ma anche perché questo è un calendario, non era dell'avvento, nel senso non era in attesa del Natale per me, perché era un regalo di compleanno, quindi lo sto aprendo in anticipo, quindi in quanto il 19 dicembre è il mio compleanno. È stato, dovrei dire a questo punto, perché voi quando vedete questo video sarà già il 23.
Quindi ragazze, vi mando un super bacione, fatemi sapere anche se vi interessa il video dei miei regali di compleanno che ve l'ho posto, ve lo infilo durante la programmazione da qualche parte perché ho già programmato video per tutti i venerdì di dicembre e di gennaio e quindi cercherò magari di infilarvelo in un altro giorno della settimana. Se vi fa piacere anche farmelo sapere voi, se c'è un giorno della settimana in cui magari siete sprovviste di video, avete più tempo per guardarlo, fatemelo sapere se riesco lo programmo per quel giorno lì. Ci vediamo domani per gli auguri di Natale e tutto il resto. Un bacione!